Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a San Buono, il borgo fortificato. San Buono sorge su una collina del subappennino frentano. I boschi e le querce sono parte integrante del paese. Le origini sono incerte perché non documentate. Ma le notizie del primo insediamento sono risalenti tra il IV e il V secolo. Nella cripta della chiesa di San Lorenzo giace in un'urna il corpo intero di San Buono, un prete e martire cristiano. Secondo il racconto, vennero inasprite le persecuzioni contro i cristiani affinché il clero della chiesa di Roma fossero inquisiti e puniti. Allora accadde che 12 del clero romano fossero fermati, tra cui Buono, i quali senza essere uditi furono subito decapitati nella Via Latina. Il castello non esiste più, perché assorbito dalla chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire. Aveva una porta tra questa e lo spazio che intercede con il palazzo Caracciolo, che alla sera si chiudeva, alzato il ponte levatoio, mentre il fossato è diventato la piazza principale di San Buono. A soli 2 chilometri dal borgo sorge il convento di Sant'Antonio, costruito fra il 1500 e il 1575. Il convento è stato edificato dai frati cappuccini, in un'area incontaminata ricca di prati, boschi e sorgenti. Un riscello passa sotto alla cucina del convento e da esso i frati si rifornivano un tempo dell'acqua necessaria, attingendola con un secchio che veniva calato attraverso un'apposita botola. Fino al 2011 il convento ha ospitato il Museo per l'Arte e l'Archeologia del Vastese, poi trasferito nel castello di Monte Odorisio.